cosa ti affascinava di questa storia e quanto ti è divertito prenderne parte? Soprattutto ti dico la verità, il desiderio di studiare il burlesque avendo l'alibi di doverlo fare per un ruolo. Questa è la cosa per la quale io ho detto sì a questo film, più di ogni altra ragione. Poi ho avuto pochissimo tempo in realtà per preparare il ruolo, però entrare nel mondo di questa femminilità un po' a retro, con questa ispirazione delle pin-up, gli anni 40, e studiare un modo di muoversi non contemporaneo, ma che facesse riferimento a queste icone di femminilità del passato, e studiare il movimento di spalle, di anche, un modo di giocare con lo sguardo. È una cosa irresistibile per qualsiasi femmina, quindi ho avuto, seppur pochissimo, per pochissimo tempo, però ho avuto la possibilità di assaggiare questo mondo e questa possibilità di potere che una donna può esercitare così senza diventare oggetto, ma al contrario, essendo protagonista, essendo soggetto, essendo lei che decide quali sono le regole della seduzione. E quindi è stata un'esperienza bellissima da questo punto di vista. Ma nelle regole dell'attrazione che questa danza, questa forma d'arte più che altro, scatena, qual è la cosa che ti affascinava di più? Cioè, o anche quella più difficile, che richiede una forma mentis in qualche maniera, una filosofia? Guarda, io sono una persona molto pudica, per cui ho avuto delle difficoltà anche ad immaginare che avrei dovuto girare un intero film in guepierre, calze autoreggenti, insomma, è stato un po' difficile da quel punto di vista. Però la cosa che mi ha aiutato innanzitutto era sapere che stavo interpretando un ruolo. E poi, ripeto, io sono una nostalgica, io mi sento di aver sbagliato secolo, per cui anche avere la possibilità di studiare veramente quella femminilità che ha quella suggestione del passato, quella è la cosa che più mi ha colpito, che più mi è rimasta, che mi è rimasta addosso perché è un'idea di femminilità che mi corrisponde intimamente. E quindi quella grazia lì che secondo me noi donne contemporanee abbiamo perduto, è molto difficile trovare delle femmine che siano veramente femminili senza essere aggressive. Adesso le donne sono molto aggressive quando vogliono essere sexy e io sinceramente non le percepisco come attraenti. Per me essere femmina vuol dire essere veramente femmina senza dimenticarselo mai, e senza aderire a modelli imposti dai media oppure imposti da un ideale. Che poi secondo me non è neanche quello maschile. Noi ci guardiamo con occhi distorti. Però questa è una storia femminile, comunque tu in qualche maniera sei una maestra, come Yoda, passa una forza a questa. Ecco, c'è un messaggio in questo film comunque di liberazione, di cambiamento, di trasformazione. Sì, sicuramente proprio il film è ambientato in tempi di crisi e il modo di reagire a questa crisi è preso in pugno proprio dalle donne che lo fanno in maniera creativa, in maniera rivoluzionaria, visto che il film è ambientato in un paesino della Puglia con una mentalità un po' retrograda, dove ci sono mariti conservatori, gelosissimi, opprimenti, che non hanno neanche stima delle proprie donne, le considerano così delle donne che si devono prendere cura soprattutto della casa e della famiglia e che non devono avere neanche delle aspirazioni. Quindi in questo film, attraverso l'idea del burlesque, si afferma un'idea della donna che al contrario si affranca da questi ruoli un po' stereotipati della casalinga, della moglie, per ritrovare una sua femminilità, una sua forma di potere e addirittura una soluzione al problema della crisi. Dita Von Teese trema oppure continuerai a studiare quest'arte per conto tuo oppure no, niente? Guarda, mi piacerebbe tantissimo. Pensa che la mia insegnante Grace Hall ad un certo punto mi ha detto: secondo me tu saresti pronta per un'esibizione dal vivo. E io all'inizio sono stata felicissima, poi ho detto: non so se ce la farò mai. Certo è che la tentazione è grande, poi dopo in realtà io non riuscirei a togliermi quasi niente di dosso, quindi giocherei su altro forse. E aspetto un altro ruolo per studiare, magari per approfondire, chissà.